Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche alla ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di tipo manidoba, uova, zucchero, ricotta, latte, miele, lievito di birra, scorza di limone, tuorlo per spennellare e granella di zucchero, zucchero semolato per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il miele. Il latte. Il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la ricotta, le uova, la farina di tipo manidoba, la farina di tipo 00 e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per 1 ora e 30 minuti in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto del pan brioche, adesso lo divideremo in 8 parti uguali. Una volta che abbiamo diviso in pezzi uguali l'impasto, adesso le andremo a riporre in una teglia a forma di ciambella che abbiamo ben imburrato. Riprendiamo meglio le palline. Facciamo lievitare in forno spento per almeno 1 ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pan brioche, adesso lo spennelleremo con il tuorlo d'uovo. Spolverizzare con la granella di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 30 minuti circa. Il pan brioche è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Pan brioche alla ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!